Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Racing Time, che oggi è un po' meno il TG dei motori, perché ho deciso di impostare questa puntata di Ferragosto, possiamo dirle ancora Ferragosto, siamo tutti ancora presi da questa, come dire, data così importante per l'Italia a livello vacanziero, poi il motorsport è tutto completamente fermo al di là di qualche manifestazione che c'è, tipo quella di Laguna Seca, e di cui abbiamo parlato qualche giorno addietro. È tutto un po' fermo. E in questo periodo a farlo da padrona sono solo i pettegolezzi, cioè questo ha detto quello, quello ha detto quell'altro. Magari si va a riprendere un qualcosa di vecchio e si riporta un attimino per far girare un po' tutto. Io ho deciso di, voi mi conoscete ormai, non seguire questa corrente. L'unica notizia di giornata da commentare in negativo, però, potrebbe essere la sparata di Demonil che ha detto: io ho la ricetta per rendere i Gran Premi più spettacolari, ovvero costringiamo i team a utilizzare in gara tutte e tre le mescole a disposizione. Allora, secondo me questa cosa qui è assurda, perché mettetevi nei panni di un team che magari in quel weekend riesce a lavorare bene con due set su tre ed è obbligato a utilizzare un terzo set. E poi con quale prospettiva a livello di assetti? Sempre e comunque compromessi, dei compromessi che ti obbligano veramente a non guidare mai al limite, a risparmiare oltremodo gli pneumatici, degli pneumatici che hanno una finestra di esercizio veramente molto ristretta e con alcuni team tipo la Ferrari ancora di più. Cioè, ragazzi, non sanno più cosa inventarsi, quando sarebbe facilissimo andare a, come dire, creare una sorta di regolamento più spettacolare. Non ci vuole niente, di soluzioni ce ne sono tutte quelle che vogliamo. Allunghiamo un pochino gli spazi di frenata, rendendo meno efficaci questi freni che frenano in maniera anche innaturale per il corpo del pilota. E non mi scrivete per piacere, il progresso non si può fermare, perché si potrebbe frenare ancora più dentro la curva utilizzando un sistema frenante un po' più potente. Ma cosa vuol dire? Allora dobbiamo farlo? Assolutamente no. O piuttosto mettiamo degli pneumatici un po' più sfruttabili dal pilota, o piuttosto diamo dei test, ne abbiamo parlato tante volte, ai team che inseguono, anziché un po' come si fa per il CFLore del CFD, o piuttosto le corse in galleria del vento, i team che si classificano un po' più indietro ne hanno di più. Bene, diamogli anche più test in pista che esulano dal budget cap, che gli diamo 5 giornate in più a questo, 8 giornate in più a quell'altro, 3 a quell'altro ancora, però extra budget cap, perché se no non abbiamo fatto niente. Cioè, di sistemi, togliamo il DRS, di sistemi per come dire, creare più spettacolo nei Gran Premi ce ne sarebbero tanti. È inutile uscirsene con queste sparate, che poi io non capisco una cosa: perché alcuni piloti che sono stati dei grandi del passato, tipo Demonil, che comunque un mondiale se l'è portato a casa, sì, non era il talento assoluto, ma comunque era un ottimissimo pilota, uno che ha fatto bene anche con delle vetture che veramente non erano da prima fila e lui riusciva a mettergliele. O piuttosto, cioè, non è l'unico che se ne esce con queste sparate. Pensate a Ralf Schumacher, pensate a Johnny Herbert, anche se le sue bordate sono mirate solamente contro un pilota che è suo connazionale, tra l'altro. Io non capisco perché alcuni piloti che arrivano a un certo momento della propria vita debbano uscire così tanto dai binari da dire cose veramente poco logiche. Comunque, a parte questa cosa qui che arriva dal mondo del motorsport, ragazzi, c'è veramente poco di cui discutere. Io vi posso dire che oggi per me è stata una giornata molto, molto interessante. Infatti il video sta uscendo adesso perché la mia giornata è stata tutta occupata da un ospite che lavora
e non vi dico altro, nel mondo del motorsport. Ok, lavora in Formula 1 ed è stata una giornata veramente molto interessante. Ovviamente non posso fare il nome, lo ringrazio per la visita, lo saluto, è veramente bello per me ricevere questo tipo di visite che comunque è importante quando sono spinte dalla passione. E questo tizio che è venuto oggi qui di passione ne ha veramente da vendere. E poi ti faccio un complimento, te lo meriti. Comunque, guidi, sei forte, guidi molto, molto velocemente e niente, poi, come dire, tutto il resto lo sai già. Messaggio diretto perché tanto so che guarderà il video. Però devo dire che è stata una giornata veramente interessante perché ho ulteriormente ampliato le mie conoscenze a livello tecnico e quindi avremo modo magari più avanti di discutere di alcuni argomenti quando ce ne sarà lo spunto che arriva dalla pista, molto interessanti. Quindi, di che cosa parliamo oggi oltre a quello di cui abbiamo discusso per 6 minuti? Ebbene, mi chiedete spesso di farvi vedere un qualcosa che riguardi me, un qualcosa che riguardi la pista e se possibile che riguardi me alla guida. Ebbene, oggi è la data perfetta perché a livello di contenuti non c'è molto e allora possiamo infilarci questo. E si tratta di una sorta di challenge, una cosa un po' particolare, dettata anche dalla presenza di tanti ottimi piloti in pista. Prima però di entrare in questa parte di Racing Time, volevo fare due saluti. Il primo è per Morgan Rizzitelli. Ha 7 anni, questo ragazzo e già mi segue. È fantastico. Io ti mando veramente un grande bacio, un abbraccio. Quindi ciao Morgan e mi sa tanto che ci risentiremo presto. E l'altro è per, prendo subito l'appunto con i nomi, ragazzi, Vincenzo e Adua, la Targia. Sono padre e figlio, li saluto entrambi, seguono tutte e due Racing Time, mi fa tanto tanto piacere salutare Vincenzo, ma soprattutto Adua, a cui mando un grosso bacio. Grazie veramente di cuore per il fatto che due bambini così piccoli seguono questo canale, quindi veramente bello. Bene, adesso entriamo in atmosfera racing, perché anche se in pista io faccio l'istruttore, spesso e volentieri ci sono piloti molto forti, poi ci sono altri piloti istruttori e poi ci sono piloti che vengono a passare, come dire, una piacevole giornata in pista, o vengono con lo scopo di prepararsi per questo o quell'altro evento. Allora, di solito io non, per abitudine, non mi piace il confronto con i piloti che sono miei allievi, ovviamente. Però, quando ci sono giornate particolari in pista, come quella che vi sto facendo vedere, dove non ho allievi, allora si scatena qualunque tipo di sfida goliardica, ovviamente, per divertirci, perché siamo in pista, perché abbiamo tutti dentro lo spirito competitivo. E allora, in questo video che vi sto facendo, che vi sto per fare vedere, ci troviamo in un tracciato che già siete abituati a vedere. È un tracciato molto tecnico, veloce, 1280 metri di sviluppo, di lunghezza. Ed è un tracciato, perlomeno così mi hanno detto, non sono stato lì col metro a misurare, ed è un tracciato dove ci sono quasi tutti i tipi di curva, manca solo la raggio variabile. Però abbiamo un bel dritto da più di 200 metri, poi una staccatona, una curva secca, poi abbiamo tutta la sezione dei tornanti lenti, dove si esce derapando, soprattutto se hai un mezzo molto potente, come quello che vi sto per fare vedere. Poi abbiamo tutto il tratto veloce, un curvone a lunga percorrenza, poi una 90 secca che si fa in terza o in quarta marcia, lì dipende un po' dal peso del pilota e purtroppo per me c'erano due curve, il tornantone e la 90, che con la terza stavo corto, con la quarta stavo lungo, però meglio un filino corto e cambi subito prima
di essere completamente uscito e poi c'è tutto il tratto, ragazzi, delle S veloci. Una la creiamo noi come era in origine il circuito, la seconda è veramente un qualcosa che ti fa mancare il fiato perché tu la affronti in quinta marcia, quelli che hanno più mordente, la fanno in quinta senza far abbassare di giri il motore e devi saltare sui cordoli che sono bassi, ma comunque si sentono. Il mezzo che guidiamo qual è? Allora, vi dovete immaginare un kart KZ, però più cresciuto, più lungo, di facciamo, credo che sia una settantina di centimetri, più largo di una quarantina di centimetri. Dotato di un motore valvola fuori come un balcone, perché non rispetta nessun criterio di Fish, accensione a fasatura variabile, quindi hai sempre il motore al massimo, erogazione di potenza molto brusca, è un valvola rotante, quindi quando lui scarica la potenza lo fa tutto in una volta. Abbiamo le ali davanti e dietro e soprattutto abbiamo una cosa, ovvero i pneumatici molto duri. Un pneumatico tipico ha più o meno 20, 25, 30 gradi shore. Noi montiamo pneumatici a 75 all'anteriore e 82 gradi shore al posteriore. Sono dei pezzi di legno a tutti gli effetti. Quindi veramente difficile tenere in mezzo in strada. E tra l'altro, in questa sfida, in questa challenge goliardica, io sono stato sfortunato perché sono entrato per ultimo, ovviamente, e ho la posteriore sinistra veramente al limite, possiamo dire quasi finita. Il tempo di riferimento è 1 minuto, 2 secondi e 15. E ovviamente io voglio batterlo. Farò due stint, ecco il primo stint e vediamo come vado, come è andata e poi mi dite pure che cosa ne pensate di questa guida così particolare. Via! Ok, adesso riprendo. Sono emozionato. Ragazzi, ma già avevo il fiatone perché? Perché quel mezzo lì è molto molto pesante da guidare perché avete notato davanti ha delle ruotone molto larghe e estremamente fisico. Fai tanta fatica e poi non serve fare uno stint da 10 giri. Se sei un buon pilota,
in uno, due, massimo tre giri fai il tempo. Io ne ho fatti quattro perché magari sono un po' meno buono, però ci sono andato molto molto vicino. Avete sentito? Il tempo è di 1 minuto, 2 secondi e 2 decimi. In realtà è 2 decimi e 4, cioè 24 centesimi. Quindi ci sono andato molto molto vicino. Sono soddisfatto, vi dico la verità, però non del tutto. Voglio provarci un'ultima volta. Oltretutto, avete visto, non vi ho proposto tutto lo stint, ma vi ho messo solo qualche, come dire, un giro, e adesso ve ne metterò qualche altro perché sennò viene troppo lunga. Però mi voglio impegnare, ce la voglio fare. Questo nonostante la posteriore sinistra sia ormai finita, perché man mano che giravo non riuscivo più a tenerlo dritto il mezzo. Ci avete fatto caso? Giro a destra per fare la curva a destra e poi sono subito in controsterzo. Sono tutte le curve così. E il tutto unito a un'erogazione molto brusca è veramente difficile. È veramente difficile tenere il mezzo senza farlo sbandare eccessivamente e quindi riuscire a fare il tempo. Però ci voglio provare. Voglio fare un ultimo assalto. Che fortuna, perché credetemi, quando avete visto 1, 0, 1 e 88, quindi sono sceso sotto l'1 e il 2 minuti, nonostante la posteriore sinistra ormai avesse una striscia di tela, però sono contentissimo di avercela fatta e l'ho fatto l'ultimo giro. Nei giri prima non riuscivo a mettere tutto il giro assieme, c'era sempre un piccolo errorino. Vedete quando, ad esempio, in Formula 1 dicono: non sono riuscito a mettere tutto insieme perché una curva a volte ti scappa, vai un po' troppo largo, piuttosto sbagli, come dire, l'utilizzo del motore, l'apertura del gas, il punto di frenata.
Comunque, tutti i giri dell'ultimo stint avevo fatto dei piccoli errori, tranne l'ultimo. L'ultimo giro è stato uno stint da 3 giri, non immenso, però l'ultimo giro sono riuscito a mettere tutto assieme e alla fine ce l'ho fatta. Il mio obiettivo era quello di scendere sotto il minuto e due, ci sono riuscito, quindi me ne posso andare a casa soddisfatto. Bene, ragazzi, spero di, come dire, avervi divertito anche oggi. Mi chiedete spesso questi video e allora mi sono convinto a metterlo e spero che vi sia piaciuto. Ci ho messo la stessa enfasi che avevo praticamente in pista, però ti dà un certo gusto, una soddisfazione enorme quando riesci ad arrivare all'obiettivo, soprattutto sapendo che non sei a posto del tutto tecnicamente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Domani dovremmo tornare, avendo io più tempo, a qualcosa di più classico. Lo so, ve l'avevo promesso ieri, però oggi, ripeto, la mia giornata è stata arricchita da questa presenza qui a Centuripe. Anzi, venitemi a trovare. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, condividete il video sui vostri social, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e datemi una mano con Skid. Da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti, è tutto anche per oggi. Un bacio affettuoso, ciao, ci vediamo al prossimo video.